Sembrava di assistere a un attacco medievale, in realtà erano degli arcieri appunto con l'arco medievale che stavano tirando a delle sagome all'interno dell'agriturismo Santa Caterina agli albori di Campagnatico. Spesso voi venite qua per esercitarvi non solo nel tiro con l'arco ma anche in quello con l'ascia e con il coltello. Sì, la nostra è un'associazione che si occupa di praticare le arti marziali orientali e occidentali, quindi c'è tutta la parte delle arti marziali orientali che conosciamo, il karate, il taekwondo, il kendo, però c'è tutta una tradizione di arti marziali occidentali che cerchiamo di riscoprire, tra cui l'arceria storica, il lancio dell'ascia e il lancio del coltello, e noi cerchiamo di seguirle e proporle nel territorio grossetano. Spesso all'agriturismo Santa Caterina agli albori? Sì, diciamo che è il nostro secondo quartier generale per l'amicizia anche con Riccardo e per la sua esperienza e conoscenza nel campo dell'arceria e delle discipline storiche. Lui è archeologo sperimentale e per noi cercare di praticare l'arceria storica equivale a fare degli esperimenti di archeologia, perché comunque sia utilizziamo archi antichi, archi che hanno una struttura come veniva fatta nel Medioevo e nella preistoria, quindi questo è il luogo ideale dove poter praticare, dove poter esercitare queste attività.